Per un commento relativo ai fatti politici di ieri è con noi il direttore Luciano Lanna. Lanna, buongiorno. Buongiorno, buona giornata a tutti. Buongiorno. Dunque, accade che lo sapevamo e ce lo aspettavamo, ma vederlo poi in essere fa sensazione. Questo ingresso di 10 nuovi sottosegretari, che precede poi l'ingresso di ulteriori, già annunciato appunto ieri da Berlusconi, di altri 10. Tutto questo contravviene al volere invece degli italiani, che vorrebbero costi della politica sdrammatizzati, ancorché dei politici più efficienti. Invece, a guardar bene il curriculum delle nuove infornate, sembrerebbe che si vada proprio nella direzione opposta. Che ne pensa, Anna? No, ne penso che era già tutto previsto questo sin dal 14 di dicembre, no? Dalla mozione di sfiducia in cui era passata, così come era passata, e ho visto poi nei mesi successivi Berlusconi dire poi la maggioranza aumenterà, la maggioranza viene, eccetera, con questa logica. E oggi stesso leggiamo ci saranno anche altre 10 nomi, altre 10 persone, quindi andiamo avanti, continuiamo a questa logica che definirei forse giolittiana, ecco, a quei tempi forse c'era un certo tipo di gioco nel Parlamento di questa natura. La prima riflessione che viene in mente è quella che queste persone, questi neo sottosegretari, vanno interpretati, perché io ho l'impressione che appunto non sono persone che hanno un curriculum politico di storia politica, se andiamo a guardarceli bene, no? I vari Catone, i vari Polidori, Calearo, l'impressione è che ad esempio alcuni di questi siano passati per qualche mese in Futuro e Libertà per alzare il prezzo. Io ho questa chiara e netta impressione, per cui a un certo punto eletti, penso a Catone con la Nuova Democrazia Cristiana nel PDL, sì, o penso a Polidori, poi a un certo punto hanno alzato il prezzo stando lì, andando via da lì, hanno chiesto qualcosa in cambio, e vediamo già che ci sono gli scontenti. Leggiamo di Pionati che dice: ah, qui ci sono altri che hanno votato contro Berlusconi, sono passati di qui. Insomma, c'è questa logica da gattopardo che continua, anche da meretricio, posto di quello che anche Berlusconi, quando è sceso in campo, eccetera, prometteva, perché prometteva una semplificazione della politica, un superamento della partitocrazia, e qui stiamo vedendo invece, come dice continuamente Marco Pannella, l'apoteosi del regime della partitocrazia. Infatti, e questo è. Senta, l'altra cosa che abbiamo ricevuto anche opinioni dei nostri ascoltatori in merito, i quali si sollecitavano appunto ad avere un'opinione. Dunque, fa sensazione relativamente l'intento di Tremonti, il quale dice: basta arroganza nei controlli fiscali sui contribuenti. Oggi Libero ha una titolazione ancora più esplicita: persecuzioni fiscali alte, sanzioni per chi esagera nei controlli alle aziende, e via cantando dai giornali. Ora, tutto questo è in realtà poi esattamente l'opposto di ciò che si vorrebbe, vale a dire l'evasione fiscale, l'Anna, in Italia è praticamente l'azienda che produce di più, a tutt'oggi, certo, vero? Certo. E allora, anche questo al di là delle retoriche poi ufficiali, però l'impressione che si ha è che quella che questo governo, questa maggioranza, al di là delle conclamate retoriche sulla maggioranza degli italiani, eccetera, sta già in campagna elettorale, non solo per le amministrative, anche per le prossime politiche, quindi è alla ricerca di estendere il suo bacino di voti, che è di un certo tipo, e quindi sta promettendo in fondo anche un aiuto a chi evade le tasse, eccetera, e questo è molto preoccupante. Insomma, però deve far pensare la vera maggioranza degli italiani, che è il restante 70%, che deve in questo momento fare un ragionamento di una coalizione unitaria per battere questo governo alle prossime elezioni. Sullo sfondo c'è il forte contrasto fra Berlusconi e Fini, insomma Berlusconi non perde occasione per mortificare. Sì, anche leggiamo anche oggi queste battute, lui dice: è stato sollevato, Berlusconi dice di essere stato sollevato dall'addio di Fini, poi c'è la replica puntuale del Presidente della Camera che giustamente dice, qui l'impressione invece è che probabilmente Berlusconi è ossessionato da Fini, fra lui fa compassione questa cosa giustamente, perché in realtà è come dire, Fini è la cattiva coscienza, questo secondo me è l'impressione che Berlusconi ha in questo momento, perché avendo, come dire, trasformato anche le promesse della prima Forza Italia e di quello che si prometteva all'epoca, la semplificazione fiscale, le grandi opere, eccetera, eccetera, in una maggioranza tesa soprattutto a tenere il potere, a mantenere il potere, Fini con quello che ha fatto esattamente un anno fa,
una sua protesta nella direzione nazionale con le sue puntuali osservazioni è un po' la cattiva coscienza, ricorda continuamente, secondo me ricorda a Berlusconi quello che lui non ha fatto e non fa per mantenersi al potere nonostante tutto e nonostante tutti. Certo, senta direttore, a parte il punto sul futuro e libertà che poi faremo con la sua disponibilità un pochino più avanti, magari anche in occasione proprio delle elezioni amministrative nelle varie città, ecco, le chiedo una sua opinione sulla vicenda di Bin Laden e di tutto quello che stiamo osservando arrivare dall'America. Insomma, è tutto molto, come dire, chiaro ma poco documentabile, nel senso che... Tutta questa vicenda, in fondo, oggi leggiamo, poi vero, non vero, non sappiamo che era, Al-Qaeda aveva in preparazione un attentato nel decennale del 15 settembre 2001, quindi quest'anno di fatto si conclude un decennio che è stato tutto giocato, dopo la caduta del muro di Berlino, eccetera, su lo scontro di civiltà, su una logica in cui c'era questo terrorismo fondamentalista contro l'Occidente, eccetera. Secondo me il dato di fatto è che questa fase probabilmente si chiude, anche perché sono stati, come dire, evidenziati i focolai di questa realtà, che erano soprattutto, sono, stavano nel Pakistan, il Kashmir e altre realtà di questo tipo, Afghanistan, e probabilmente questa fase si sta chiudendo e stanno nascendo altri conflitti e altre cose. La vicenda della morte di Laden, eccetera, questo è un problema, ma riguarda un po' la mentalità americana, secondo me, anche il fatto di questi festeggiamenti di massa, eccetera, ricordano un po' quella gaffa compiuta da un parlamentare del PDL qualche giorno fa, quando Michaela Biancofiore ha detto: ah, la morte di Bin Laden è l'ultimo miracolo di Paolo Riva, che è una cosa di cattivo gusto, mamma mia, tema, eccetera. Però ecco, la mentalità americana è un po' così. Abbiamo visto folle scendere in piazza, God bless America, viva l'America, eccetera. Riguarda un po' quel tipo di sensibilità di cultura che è un po' anche ridicola, secondo me, perché si conclude una fase, probabilmente è stato sconfitto un avversario, anche se va ricordato che all'inizio della sua carriera Bin Laden era stato armato e aiutato dagli Stati Uniti, certo, a contrastare l'Unione Sovietica, poi gli è sfuggito di mano, qualcosa è successo, però si chiude questa vicenda anche con questo mistero del corpo. Però lì le questioni sono complesse, perché sappiamo che c'è tutta una letteratura sul corpo del politico, sul corpo anche del guerriero, per cui si è parlato del corpo di Mussolini, il corpo di Federico II. Bisogna vedere se la CIA o chi per loro ha ragionato sul fatto che la scomparsa del corpo probabilmente ha lo stesso mistero, non aiuti a costruire un mito poi del corpo, perché anche quando venne esposto il corpo di Saddam Hussein, no, si creò tutto un dibattito, e poi ci furono delle foto. Quindi non sappiamo quale sia stato il ragionamento che abbiano fatto gli americani in questo, probabilmente sbagliando, perché poi comunque si crea anche il mito, non è morto, e quindi le leggende metropolitane, ma vedremo, insomma. Certo, è materia complessa. Lei, mentre parlava, mi faceva fare una riflessione, perché oggi si parla tanto appunto della forza della comunicazione, della simbologia mediatica, di eventi, ma in realtà poi quando il corpo di Mussolini, me l'ha fatto venire in mente mentre parlava, fu esposto perché doveva avere un significato altrettanto simbolico, e non c'erano tutte le televisioni di oggi, non c'era internet, però fu impattante, no? No? Proprio per questo che pensavo a questa cosa, perché poi sappiamo l'uso di alcune fotografie che è stato utilizzato in una direzione e nell'altra nei decenni, ecco. Oggi con internet, con Facebook, con Twitter, con le televisioni satellitari, cosa significa l'uso delle immagini, l'immagine di un corpo, di un morto? È una questione complessa. Ovviamente, ovviamente. Va bene. Direttore, grazie, e avremo modo di risentirci proprio in prossimità di quello che accadrà. Grazie, alla prossima occasione. Buon lavoro. A lei, grazie al direttore Luciano Lanna.